quarta puntata, vediamo il primo servizio. Angelo Ioppolo alle prese con le buche. C'era anche reso, con le buche della città, prego. Nata con il nome Acragas, Agrigento fu fondata dai greci nel VI secolo a.C. e divenne una delle più importanti città del bacino del Mediterraneo. Il suo splendore è ancora visibile nei suoi magnifici templi dorici. I greci, coloro che diedero vita ai giochi olimpici, coloro che hanno sempre avuto lo sport nel sangue. Cosa ci hanno lasciato in eredità questo grande popolo? L'animo sportivo? Sì, noi agrigentini siamo geneticamente modificati. Siamo per così dire predisposti allo sport. Ecco perché la nostra città non ha mai badato a spese, creando i migliori impianti sportivi. Due campi di calcio, uno con un nuovissimo manto erboso e l'altro con un campo appena irrigato. Due palasport, uno ultramoderno e l'altro forse un po' troppo moderno, nel senso che c'è un tetto senza mura. Oggi finalmente siamo felici di inaugurare ad Agrigento un altro impianto sportivo, un vero gioiellino. Un campo da golf professionale, quindi non ci resta che andarla a visitare insieme. E ragazzi, avete chiamato l'assistente? E tu così? L'assistente! E ti scordarò, capo, quando lo inviare a zia! Vabbè, va, andiamo, dai, forza! You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You've been messing where you shouldn't have been messing. They're gonna walk all over you. Cosa ne pensa di queste buche che ci sono qua da Agrigento? Le dobbiamo chiudere tutti. Lei ha avuto problemi in macchina con la gomma, che è successo? No, tutte le gomme rotte. E altro. Agrigento è una città persa, non si può camminare, ho distrutto un furgone. Alla fine a me non mi interessa perché sono io di Catania, però. Sì, però è una cosa vergognosa. Ecco qua al centro della carreggiata abbiamo una buca, qua un cratere, no buca, di, ve lo dico subito, una profondità di quasi 10 centimetri per una larghezza di 60 centimetri. Cioè praticamente questo lo trovate in mezzo alla strada in via Unità d'Italia da Agrigento. Guardate qua. Cioè. E allora qua ci troviamo col signor. Lamento Antonio. Lamento la come? Sono chiamato, non di caipere. Ah vabbè, lei cosa ne pensa le scelte da qui? Ma sono cose scavigliate, dopo c'è un po' scavigliato, anche una volta che ho avuto anche malaria, dopo questi, questo buco c'è due. Che succede qua? La io c'è arrestate, io queste cose. Questa gente che come la camminata di gente, che la gente. Cioè, va bene. Che cosa abbiamo venuto a fare qua da qui, gente? Mi ha visto le mandole in fiore. È già finito. Sì, ho sentito con la mia sorella. Ah, qua. Viene a fare l'analisi, ora poi no, le è piaciuto il mandolo in fiore? Sì, sì, sto bene. Bello, nel senso che ha detto sulla camera e sta dicendo che è bello. Bellissimo. Ah, bellissimo. Sì. Okay. Questo è enorme, qua addirittura qualcuno ha scritto anche buche pericolosissime, si aspetta che qualcuno vada a finire dentro. Sindaco, che fai a cura di Sel? Sel, la strada che va in direzione all'ospedale è una pessima strada. Fa... E allora cosa volete sapere? Sasato? Cosa vuole dire? Voglio dire che c'è da dargli una sistemata. 85 centimetri per 9 centimetri. Questo buco c'è due. Ma se non ci sono i soldi non si può asfaltare niente. Non allora che fa? Chi fa? Ammazziamo giustamente. Dai che c'è capiamo. Ecco, allora significa che appena si ricaveranno i soldi avremo anche questo. Non si preoccupa. Che cazzato è. Hanno assaltato, ma saranno 10 anni fa, 15 anni. 20 anni, quando vinno Papa. Un po' darsi. Queste buche che abbiamo al villaggio Mose, lei cosa ne pensa? Sono ottime, ottime per fare un po' di gingana. Prima che andate via, se cortesemente gli mettete qualche cosa voi e poi vi rimborso io. Va bene. Con l'immondizia. Va bene. Ma sono cose scavigliate, dopo c'è un po' che manca una volta che ho anche malaria, dopo questi,
Questo buco c'è due, bro. Super classifica show. Al quinto posto la buca di Via Unità Italia con larghezza 60, profondità 10 cm. Sono i telebastoni. Al quarto posto Via Leonardo Sciascia 85x8. Al terzo posto Via Mazzini di fronte al Palazzo di Giustizia 71x5. Al secondo posto in via Mazzini un cratere, 1 metro per 7 centimetri di profondità. E al primo posto, contrada San Benedetto di fronte all'ospedale, un vero scavo archeologico, 1 metro e 75 per 15 centimetri. Quindi diamo la coppa al primo posto, avanti coppa! Ecco qua la coppa, mettiamola qua, ecco qua, primo posto, Cagliari. Allora, ci troviamo in contrada San Benedetto. Questa strada da anni è completamente abbandonata, praticamente bombardata, piena di buche. Questo perché? Perché ricade su 3 comuni diversi: il comune di Agrigento, il comune di Aragona e il comune di Favara. Praticamente qua giocano a scarica barile: la colpa è te, la colpa è mia, la colpa è tua, la colpa è qua e la colpa è te. Quindi non si risolverà mai questa questione. Ma la cosa importante, lo sapete qual è? Che questa strada, oltre al fatto che porta tanti dipendenti alla zona industriale, quindi è completamente sempre trafficata, porta all'ospedale. Quindi vi lascio immaginare quello che succede. In questo punto esatto di questa strada ho subito 2 incidenti. Faccio vedere la rottura del copertone e la buca che è piena d'acqua. Era impossibile vederla. E qua bisogna intervenire. Intervenire seriamente questa volta. C'è qualche cliente che prendendo qualche scaffo è venuto qua a lamentarsi? Quasi tutti. Cioè che subisce qualche danno? Certo, un danno dei cerchi. Qualche esempio? Ad esempio qua, questo è un cerchio che hanno preso una botta. Addirittura, e qua un danno grosso. Certo, ci vuole un cerchio nuovo o ripararlo. Ripararla addirittura, quindi certo. Una riparazione di questa quanto costa? Sulle 30 euro, 50 euro circa. A lei ci conviene, giusto? Se no un giovagliacchio, giustamente. Se no come faccio? Qualche altro esempio? Un altro esempio qua. Questo è un altro esempio. Questo di qua. Porca miseria, chi praticamente si è stato ponte con tutta macchina allora? Cioè, ma aggiustare una cosa del genere costa un sacco di soldi, non conviene allora. Nemmeno la macchina c'è più qua. E allora amici camera Zen, abbiamo deciso di fare una simulazione di un trasporto di un paziente all'ospedale d'Agrigento per vedere che cosa succede all'interno di un'ambulanza. Piccio, chiamarsi a chi dell'ambulanza? O chiamarsi o no? Che ha già a caso? Vabbè, andiamo un po' che non ne va a caso. Buonasera, io tempestivo, manco tempo di chiamarlo. Salve, salve Ioppolo, piacere Ioppolo. Allora, voi siete della... Associazione Sant'Antonio Abate. Servizio ambulanza. Voi vi lamentate della situazione stradale? È una strada di merda, pessima. Possiamo fare una simulazione all'interno dell'ambulanza? E cosa succede di solito dentro l'ambulanza quando faccio il trasporto di un paziente? Un paziente che è buono arriva distrutto. Non ci resta di salire sopra l'ambulanza e vedere un po' quello che succede, va bene? Prego, andiamo. C'è un nero sotto mano l'ambulanza, dico prima. Grazie a Dio. Allora, amici carabinieri, ci troviamo all'interno dell'ambulanza e stiamo vedendo un po' quello che succede qua dentro quando un paziente viene trasportato per essere, giusto? Verso l'ospedale di Agrigento. Ecco, vedete un po', cioè, che cosa un malato deve subire, cioè un paziente cosa deve subire per andare all'ospedale. Del trauma. Anche perché la strada dell'ospedale che va all'ospedale dovrebbe essere giusto. Piatto. È piatto. Ma ancora sta, ci vuole l'ospedale, di ciò! Andate avanti, forse 250 scappi. Lavo un sacchetto! Devo vomitare, sirene, da rimettere, ci vuole a posto siamo! Un attimo solo che vince potente a sentire! Mi sento male, basta. È un incubo. A posto. Siamo arrivati.
Sì. Andatevi bene, come non pugliesate in difesa. Io sono la merda che va a Zurich. Anche tu va a Zurich.